Buonasera, siamo in tre, due più io tre, siamo in quattro. Oh, Katia, Graziella, Graziella in prima linea. Guarda, ce l'ho, È qui con noi, l'angelo che c'è lì è qui con noi. Daniela, ciao carissima. Ora vi saluto due, tre, poi io parto. Aspetta che Simona. Anna Filo, ciao. Ciao la mia Nicoletta. Anche tu, Graziella, cara. Ciao Simonetta, Margherita, Katia e anche Gianluigi, certo che Gianluigi è già qua. Oh, Ilaria, Ilaria cara. Quando vedo qualche mia scolara, come mi fa piacere, mi commuove. Ciao Lucia, Gianluigi è qui, cara, sì. Guai. Se non fosse con noi. Vero Nicoletta? Puoi mettere dopo qualche commentino, Nicoletta? Se vedi qualcosa, se senti qualcosa. Allora, prima di incominciare entrare nell'argomento che Gianluigi mi ha fatto scegliere, anche se ve ne ho già parlato, ma lui è la mia guida, quindi fidiamoci di lui. Allora, mi hanno chiesto cosa ne pensavo della clonazione. Ditemi se si sente bene. Ah, ma allora. Ah sì, che regalo mi ha fatto, è stato proprio un bell'incontro. Ciao Edda tesoro, un bacio, in questa settimana ti chiamo. Nicoletta, sei terribile, ciao Luciano. Sì, è stato un bell'incontro con Antonio, con Graziella, che ha organizzato il tutto, e con la nostra Nicoletta che è sempre magica, magica Nicoletta, sì. Vi assicuro che io sono vecchietta, quindi posso proprio dirlo anche in questo nostro gruppo di nostro, l'avete conosciuto di meglio, eccetera, ma pura linda come Nicoletta. Senza togliere niente a nessuno, per carità, ma è proprio il suo modo di fare che è eccezionale. Comunque, banda, i complimenti perché le voglio molto bene. Mi hanno chiesto se sapevo qualcosa della clonazione. Allora mi è venuto in mente che Gianluigi nel 2003 mi aveva detto questo: la clonazione è un atto di superbia dell'uomo. Di grande superbia. Tutto in natura è perfetto e viene creato dagli elementi che già esistono, anche se in forma embrionale. Gli uomini stanno forzando, stanno andando al di là. L'uomo, in effetti, ha un'enorme capacità mentale donata da Dio e può usarla sia nel bene che nel male, come tutte le grandi scoperte a cui è arrivato. Con questo potere si sta però autodistruggendo. Vuole appropriarsi di tutto e così ha già iniziato a distruggere la natura. L'anima pura non farà mai parte di questi esseri creati da alchimie. Avete capito bene? Lo scopo non è buono. E quindi, come sempre, si ritorcerà, si ribellerà, come spesso fa la natura.
Quindi avete capito che risposta precisa ha dato Gianluigi sulla clonazione che sapete hanno provato sugli animali e chissà, magari nei laboratori avranno provato anche sull'essere umano, perché l'uomo è capace di tutto, sia nel bene e sia nel male. Ora poi mi piaceva dirvi due cose che sono successe a due nostre amiche. Allora, tanto perché il nostro libro non si smentisce mai. Allora, nell'ultima diretta, Patrizia mi aveva chiesto di leggere la pagina 33. E ora la pagina 33. Parla, comunque, appena io ho finito di parlare, il telefono è partito con una canzone che si intitola Gerusalemme. Io non l'avevo mai sentita, ma si è aperto da solo, come se desse la conferma che quella era proprio la pagina che a lei serviva, era importante che lei leggesse ed è stato bellissimo. E invece a Daniela, tanto perché Gianluigi, come dice anche Nicoletta, ha ora il compito di darci proprio delle prove pratiche, delle prove materiali, perché nella nostra fisicità, purtroppo, abbiamo bisogno proprio di questo, di prove, prevediamo sempre le prove, perché vogliamo essere razionali, non vogliamo che ci tacciano di essere superficiali o montate, che so io. E allora abbiamo sempre bisogno di queste prove. E Gianluigi ora ce le sta veramente dando. Allora Daniela invece è successo che ha ascoltato la diretta e poi chiedeva durante la diretta di avere il classico segno, no? E poi il giorno dopo è andato per lavoro a consegnare delle cose in un negozio e quando è uscita proprio davanti a lei volava questa farfalla gialla, che è poi il colore, il giallo-arancione, il colore di Gianluigi, e lei ha sentito dentro di sé che poteva essere, ha sentito che era Gianluigi che le dava questo segno. E quando poi è andata a casa, siccome il libro l'aveva da poco, in quel momento in cui ha visto la farfalla non ha fatto riferimento al libro, ha sentito che era Gianluigi. Quando è andata a casa, l'occhio gli è andato subito sul libro e ha visto la farfalla e subito ha collegato. Quindi penso proprio anch'io che sia stato un segnale di incoraggiamento. E lei aveva scelto invece la pagina 59 e nella pagina 59 che io avevo letto c'era proprio scritto tu hai le ali e vola serena. Quindi c'è proprio un collegamento inequivocabile, ecco. E ora passiamo all'argomento di Gianluigi, il quale dice: mi ripeterò sempre, finché non sarò sicuro che tutti i presenti ed anche gli assenti abbiano ben capito come si farà il salto, per andare nell'oltre, no? Un salto non al buio, ma un salto nella gioia.
ma un salto nella gioia. Allora vi leggo, questo ve lo leggo perché è un racconto che fa Gianluigi, questo sempre tramite la Concetta, proprio per farci capire quello come tra noi e l'oltre siamo sempre concatenati e ci fa capire il perché di questi passaggi. Allora, parla un'entità. Sono venuto sulla Terra una volta ed ho vissuto nell'indifferenza. Il mio percorso, quando è finito, mi sono ritrovato come in una piazza, dove tutti avevano qualcosa da offrire e io non avevo nulla. Le mani mie erano vuote nel constatare la mia nullità. Oddio, scusate, non abbiamo salutato Gianluigi. Vede, perdonaci Gianluigi che non ci siamo salutate. Cioè, non l'abbiamo salutato con questo abbraccio. E in questo abbraccio mettiamo non solo Gianluigi, ma tutte le nostre persone care che sono nell'oltre. E le ringraziamo per tutti i doni che ci danno, per tutto il sostegno che ci danno. Perdonami Gianluigi. Allora, questa entità dice quanta sofferenza nel constatare la mia nullità. Quando poi sono ritornato sulla terra, ho scelto lo stesso luogo, ma questa volta sono stato attento. Ho imparato tanto, osservato tanto, sono stata attenta a tutto, ho dato e ricevuto. Quando di nuovo mi sono ritrovato nella grande piazza di bagaglio, questa volta ne avevo tanto. Quindi saziate tutti la vostra volontà di sapere, di crescere, per portare questo bellissimo bagaglio. Ringraziando Dio per tutte le cose belle e quelle brutte anche, senza rimpianti. Questa volta me ne sono andata via bruscamente, senza girarmi indietro, e quando sono arrivata nella famosa piazza ed ho assaporato la gioia per quello che avevo fatto sulla terra, mi sono girato e ho visto però tutta la sofferenza che avevo lasciato per colpa mia. Ho fatto piangere quelli che mi volevano bene e questo è il mio grande rammarico. Il mio bagaglio era bellissimo, ma anche il mio tormento. Per troppo amore qualcuno aveva sofferto. È bello riempire la vita d'amore, ma ricordati di non dare mai sofferenze. In questo terzo passaggio, che ne ho fatto un altro, ho fatto bene tutto quello che avevo fatto, ma ho portato con me la mia sposa, quindi hanno deciso di venire tutti e due per incontrarsi. Siamo saliti in cielo insieme. L'abbiamo pianificato prima, così nessuno dei due avrebbe sofferto. Quindi sono venuti sulla terra e sono ripartiti insieme per non far soffrire nessuno. Non è che voi dobbiate fare la stessa cosa. Ma sarebbe bene che quello che io ho fatto in tre passaggi voi lo faceste in uno solo. Mi sembra molto interessante, vero questo? Perché in effetti quando ce ne andiamo, qualcuno di noi della famiglia parte, pensiamo sempre che sia una disgrazia e quindi abbiamo sempre tanta sofferenza. Invece dovremmo cercare pian piano, non certo con uno schiocco di dita, di metabolizzare questo dolore perché non è una disgrazia, si compie la volontà
di questa persona che ha deciso insieme a voi di interrompere questo percorso terreno. L'avevamo deciso assieme. Quello che vi ho raccontato prima ci ha impiegato tre passaggi, magari erano moglie e marito, per andare via insieme. Ma questo è anche molto difficile che succeda, perché siamo sempre due persone diverse che nella vita si relazionano in maniera diversa, quindi devono fare percorsi diversi. E quindi noi siamo portati sempre a separare la nostra vita da quella dei nostri cari che vanno nell'oltre, e loro ci dicono la verità perché loro vivono nella verità. Noi veniamo sulla terra solo per fare esperienza. Infatti, Gianluigi ci raccomanda sempre, quando ci accade qualcosa, di farci la classica domanda: che cosa devo imparare? Specialmente quando siamo nel dolore. Dobbiamo capire il perché di questo dolore, dove ci porta questo dolore. E quindi sappiamo che tutte le volte che noi partiamo, siamo destinati sempre a ritornare. Quindi dobbiamo cercare di accettarlo, questo dolore che fa parte della vita, ed essere quindi preparati, perché loro ce lo stanno dall'oltre, ce lo stanno dicendo in mille modi, perché queste cose io ve le ho già dette, però Gianluigi ha voluto che ve le ridicessi, perché non tutti sono pronti a interiorizzare, no, la prima volta, e quindi è bene le cose ripeterle, ripetere finché non l'abbiamo capite. Noi dobbiamo cercare di, siccome sono le nostre intenzioni che muovono tutto quello che facciamo, dobbiamo anche buttare giù queste barriere e ascoltare con il cuore. Gianluigi addirittura dice: dovete sbendare gli occhi, sbendare gli occhi. Nell'oltre non si arriva tutti con un bagaglio ricco o meno ricco, ma comunque con un bagaglino, sì, in tanti, grazie a Dio, ma ci sono anche anime che sono perse, che arrivano nell'oltre perché nella vita terrena non si sono mai domandati perché siamo venuti sulla terra. Quindi hanno fatto tutti passaggi sprecati, perché hanno vissuto la quotidianità così come gli sembrava, scegliendo sempre magari un tornaconto personale, un bene personale. Un bene personale ma materiale, mai un bene personale per l'anima. E quindi sarà molto più problematico per loro quando andranno nell'oltre. Dovranno lavorare tanto. Però ci sono anche delle persone che noi ci diamo da fare per imparare, ed è giustissimo. Però ci sono delle persone sulla terra che magari vivono nel loro guscio, che magari sono, tra virgolette, ignoranti, nel senso che nessuno le ha istruite sulla spiritualità, che però sono venute sulla terra e hanno un animo puro, buono, e si comportano con amore, perché quella è la loro natura, il loro modo di sentire, di pensare, e quindi sono generose, danno amore, non si lamentano, magari non hanno studiato, sono persone semplici, e quindi queste, anche se non hanno capito quello che stiamo capendo noi,
andranno lo stesso nell'oltre, nel luogo in cui noi chiamiamo paradiso, no? Cioè andranno sicuramente nella luce. E sono creature belle, anche se sono state educate, sono magari creature fragili, no? Per dire, Natuzza era una persona semplice, non aveva fatto dei corsi di spiritualità, eppure era Natuzza, non ci sono neanche aggettivi, no? Per quando si parla di lei. E queste, quando vanno nell'oltre, queste anime hanno la porta spalancata perché sono anime bianche, non devono bussare, come dice Gianluigi, perché anche lui, Gianluigi, ha detto che aveva la porta spalancata e non ha dovuto bussare. Ecco, altre anime invece devono fare tanto cammino perché magari sulla terra hanno avuto un comportamento non certo guidato dall'amore, quindi sono anime triste, sono anime buie e quando vanno nell'oltre, molte volte anche quando vanno nell'oltre, sono tutte ricevute molto bene. È solo che dopo, quando incominciano a rivedere la loro vita, si rendono conto di tutto quello che avrebbero potuto fare e che non hanno fatto. Però sono tutte assistite, dipende sempre da loro stesse scegliere di essere aiutate o no. Perché nell'oltre c'è solo misericordia. E Dio è misericordioso. Dio accoglie tutti, non fa differenza. Siamo tutte scintille di luce, anche se quella scintilla è stata oscurata. Però, fondo in fondo, l'essenza è una scintilla. Quindi, essendo figli di Dio, Dio non ci può buttare via, no? Non ci può relegare in un angolo. C'è da sempre la possibilità di risolvere i nostri problemi, di capire dove abbiamo sbagliato. E questi esseri poi ritornano con l'intenzione, e lo fanno anche, di fare del bene, per recuperare. Quelli che anche noi a volte chiamiamo angeli di strada o le persone che si occupano dei diseredati, di quelli più delle persone più fragili, magari sono proprio anime che si vogliono riscattare. Ed è molto importante per loro fare questa cosa perché stanno realizzando, pur dimenticandolo, quello che avevano programmato prima. Quindi, dice Gianluigi, che quando ce ne andiamo dovremmo dire, ecco, Gianluigi dice, quando tu lascerai questo corpo, che tu possa dire, ho fatto di lui un servitore perfetto, la mia anima è stata servita dal mio corpo. Insieme sono tutti e due illuminati, forti e preparati. Allora vi leggo una preghiera. Eccola. Per le anime che non sono proprio arrivate nella luce completa, no? Nelle anime buone che però hanno qualche fragilità da superare. E questa è la preghiera che ci ha dettato Gianluigi. Anime del purgatorio, ti do la mia luce. Fai che la mia luce possa illuminare il tuo cammino fino alla soglia del paradiso. Anima al buio, ti presto la mia luminosità, che ti possa aiutare fino alla soglia dove troverai conforto. Anima bella, anche tu diventerai luce della luce. Dobbiamo sempre
incoraggiarle le anime che se ne stanno andando. Oggi preghiamo anche per la mamma di una nostra amica che sta andando nell'oltre, poi la mettiamo nel cerchio di luce. E Gianluigi dice che come noi abbiamo bisogno di benedizioni loro, anche loro hanno bisogno delle nostre preghiere. Quindi mandiamo l'eterno riposo, no, perché lo sappiamo tutti che là non si riposano davvero, però dobbiamo proprio pensare a loro con amore. E mandare amore e aiutarli anche se abbiamo l'opportunità di essere vicino a una persona che sta andando, ritornando a casa, di incoraggiarla ad andare via, di seguire la luce, di non avere paura perché la paura blocca sia di qua che di là. Perché se andiamo via con la paura, arriviamo là con nel cuore questa paura e quindi siamo bloccati. Come se andassimo di là con la consapevolezza, con la certezza dentro di noi che abbiamo fatto peccato perché magari abbiamo perso delle messe. Quando arriviamo di là, avremo sempre dentro di noi questa sensazione di disagio. E Gianluigi dice: perdonatevi i peccati non compiuti. Quindi dobbiamo tutti aiutarci. Ognuno con l'altro, perché la responsabilità di me stessa è un po' la responsabilità di tutti, perché il mio apporto va a riunirsi all'apporto di tutti gli altri esseri che sono sulla terra, quindi cerchiamo di fare del bene, di divulgare, di avere come portabandiera la parola amore, perché soltanto se usiamo quella, è fatto proprio tutto. E quindi quando la terra sarà tutta arricchita di tutti i frutti che noi doniamo, potremo dire: ecco, Signore, la tua promessa sta per essere esaudita. Così è scritto. Quando capiremo, ci sentiremo diversi di essere Dio, ma solo il giorno in cui capiremo. Signore, ascolta le mie preghiere, apri le tue braccia e fammi, bellissimo, rannicchiare, cullami e fammi sentire leggero e felice. E poi Gianluigi ci suggerisce un'altra cosa importante. Quando noi sentiamo che la nostra vita, perché capita a tutti noi, no? Sta per finire, perché lo sentiamo se siamo ammalati, la nostra anima ci dà queste percezioni, no? Ecco, allora dovremmo già fare un piccolo esame della nostra vita, perché fino all'ultimo momento, finché abbiamo gli occhi aperti e vitalità nel corpo, quindi è la nostra anima con noi, siamo in grado di recuperare quello che non abbiamo fatto di buono prima. Se ad esempio ci rendiamo conto che nella nostra vita siamo stati deficienti, insomma, tra virgolette, nel perdonare, se noi perdoniamo, è una cosa bella che portiamo in più a Dio. Io mi ricordo di aver letto, ora non mi ricordo più il titolo, ma qualcuno di voi l'avrà letto, un libro scritto da Angie Vidao, quella signora che ha parlato, è stata intervistata anche qui su Fonti di Luce, che è una medium francese che va in trance. E mi ricordo questo libro bellissimo, ora ho dimenticato il nome, in cui lei, quando andava in trance, raggiungeva l'anima di una signora che non riusciva a staccarsi dalla terra. E poi
capito che non riusciva a staccarsi dalla terra perché aveva un qualcosa di incompiuto che voleva assolutamente fare. Non aveva perdonato una persona e non sapeva, non riusciva. E allora questa Anne andava in trance per aiutarla, finché è riuscita a convincerla finché lei non riusciva a perdonare, non poteva essere libera di andare. E ce l'ha fatta ad aiutare questa persona, sicché bellissimo. E quindi dobbiamo pensare di andarcene sapendo che offriamo a Dio il meglio di Lui e dire magari al nostro corpo: ti ringrazio perché sei stato un mio servitore perfetto, perché la nostra anima è stata servita dal corpo, quindi dobbiamo pensare di ringraziarlo. Dove sono? Ah, facciamo il cerchio di luce. Non avevo finito. Quanto ci sarebbe sempre da dire di questo? Quanto ci sarebbe da dire sempre? Ma dobbiamo fare il nostro cerchio di luce. Poi magari se abbiamo tempo ci ritorniamo. Allora Gianluigi dice: è molto bello avere tanti eletti che vogliono ascoltare, anime pronte, aperte, gioiose. Il buio stasera non esiste e la luce è fulgida e splendente. Noi vediamo la luce a piene mani e conforto, specie a quelli che stanno soffrendo. Incanalate luce e amore. Questo è un pensiero di Gianluigi. E certo, fare la diretta alle 8 di sera in pieno agosto, ma non importa. Pochi o tanti che siete, vuol dire che se siete qui, dovevate esserci voi. Io non guardo i numeri. L'importante è che abbia detto delle cose giuste per voi che ascoltate. Anche se li sapete di già, perché Gianluigi dice che siamo un po' durini e quindi lui è ripetitivo, lo dice anche nel libro. Allora, prima di metterci seduti sulla nostra navicella spaziale, abbracciamoci. Entriamo perché così ci sentiamo tutti uniti. Un unico coro poi di preghiera, di amore verso Dio. E mettiamoci seduti con l'immaginazione, ma ormai lo sapete, in questa navicella circolare, mettiamoci seduti uno accanto all'altro, diamoci anche per mano, in modo che siamo una sola mente. E dentro di noi, dietro di noi, c'è un altro cerchio d'amore bellissimo, perché c'è la luce di tutti, la sentite? La luce di tutti i nostri cari, perché se li pensiamo con tanto amore, loro non ci lasciano soli. Se noi li chiamiamo per fare un gesto d'amore, loro sono già qui per darci forza, per darci energia. E quindi facciamo qualche minuto di silenzio in modo che ciascuno di voi, spero che abbiate il vostro fogliettino come ho io, con tutte le persone per cui si deve pregare, preghiamo per la mia Concetta, la nostra Concetta, preghiamo
per la mamma di questa nostra amica che sta andando nell'oltre. Preghiamo per le persone che stanno soffrendo. Io ho delle mani piene di energia incredibile, spero anche voi. Accogliamo questa energia. Preghiamo per noi tutte di continuare ad essere unite, di volerci bene, di scambiarci amore sempre, anche come fate voi con un girasole, è bellissimo, perché è sempre l'intenzione che conta. Mettiamo quindi nel nostro cerchio magico all'interno tutte le persone che hanno bisogno della luce dei nostri cari e nostra insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Tienici lontano dalle tentazioni e liberaci dal male. Amen. Facciamo anche il nome del Padre a tutte queste persone che sono all'interno del cerchio, anche quelle che sono andate nell'oltre da poco. In nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, Signore. Che sia fatta la nostra e la tua volontà assieme, mai disgiunte, mai. L'avete sentita l'energia? È bellissimo il nostro cerchio. Dopo io vi vedo tutte, lo sapete. Ora guardavo. Ciao Katia. Anche Roberto, ciao Roberto, mi fa piacere.
Roberto, pensa sempre, lo dico a te come lo dico a tutti, che loro sono nella gioia e il nostro amore deve vincere sul dolore, perché se noi siamo addolorati, loro non possono gioire della loro gioia. Loro desiderano che noi siamo felici per loro, godiamo per loro, come sulla terra, no? Se un nostro caro, che so io, ha vinto un bel viaggio a Parigi, siamo contenti. Ecco, loro hanno vinto il viaggio per ritornare alla casa del padre. Qui non avevano più nulla da fare e da dare. E se quindi là sono in questo mondo, dove non hanno più problemi terreni, siamo noi che siamo invischiati nei problemi, ma se loro sono sereni, se loro sono felici, ecco, siamo felici con loro, non c'è differenza tra noi e loro. Fate finta che siano seduti qui di fronte a voi. Come potete mettervi a piangere se li vedete che loro sorridono? Non è tanta energia, vero Felicetta? Io ho sentito un'energia pazzesca nelle mani. Tutte le nostre preghiere, tutto il nostro amore, ci dà questa grande energia. Loro ci dicono: quando avete bisogno di essere coccolati, di essere rincuorati, chiamateci. Voi li dovete chiamare col cuore, con l'amore, col sorriso. Lo so che è difficile, ma ve lo dice una mamma, sarà difficile. Però se io so che il mio Gianluigi è felice, il mio amore deve andare al di là, al di sopra del mio dolore. E, bello Chantal, sono contenta. E, quindi il gioire per loro è solo un atto d'amore. Il pianto è un atto, scusate se dico questa parola che forse non vi piacerà, ma è un po' un atto di egoismo, perché è come se volessimo mangiare una torta e invece non l'abbiamo la torta, perché la torta magari l'ha mangiato un bambino, allora dobbiamo essere felici che il bambino ha mangiato la torta, no? E invece ci rammarichiamo perché non l'abbiamo noi. Che metafora brutta, Nicoletta, che mi è venuta. E comunque, comunque è così. Ah, Monica, mi ricordo, sì, cara, mi ricordo. E quindi sforziamoci di mandare questi sorrisi, perché Gianluigi dice che il sorriso vale più di 1.000 parole, perché il nostro sorriso mandato all'oltre illumina il paradiso. Scrivetevela questa frase. Ricordatevi, quando io vengo con Gianluigi, lui a volte dice sempre delle parole, delle frasi che sono molto incisive. E a volte rileggendole ci fanno venire in mente tutto un concetto. Il nostro sorriso illumina il paradiso. Quindi noi vi chiediamo questo atto d'amore. L'atto d'amore è quello di poter vedere un sorriso sul viso che amiamo e non su un viso bagnato di lacrime, ma illuminato da un sorriso. Un sorriso è come un sorso di acqua che produce tanti cerchi d'amore. Faccio in tempo a leggere soltanto, insomma, vabbè, mi dispiace, ma ho chiacchierato anche tanto, perché dopo c'è Shanti, la nostra amica Shanti, che è fantastica, e quindi non posso rubare. Sono contento, Roberto, sono proprio contento. Lo so che si fa fatica. A chi lo dici, Roberto? Niente viene fatto
senza fatica, ma anche con le persone terrene che amiamo facciamo fatica, perché magari amiamo i nostri figli più di ogni altra cosa al mondo, però ognuno ha il suo carattere e a volte il loro comportamento magari ci disturba e facciamo, stai provando, non è facile, ragazzi miei, fosse facile, saremmo tutti già arrivati. Ditemi un numero del libro che è così bello chiudere con questa nostra tradizione, perché questo libro è veramente magico. Tanto lo posso dire, non l'ho scritto io, l'ha scritto Gianluigi e quindi non è nessun atto di presunzione. Ci si riesce, brava Simonica, ci si riesce, come se ci si riesce. Ci si riesce perché se noi li visualizziamo col sorriso, ci viene, no? Se noi diamo la certezza che sono qui con noi e che ci ascoltano perché ci danno mille prove. E 62 Nicoletta, guarda, ero al 66, 62. Allora, bello. Equilibrio mentale ed equilibrio corporale. Vi assicuro che volevo parlarvi di questo, di equilibrio mentale e poi non faccio in tempo. E allora Gianluigi ci ha pensato lui. Guardate le prove che ci danno. È incredibile. Allora, equilibrio mentale ed equilibrio corporale danno l'equilibrio totale. L'equilibrio totale significa essere consapevoli di quello che si sta facendo, assumendo le responsabilità della propria fede e capacità mentale. Purtroppo non è facile mettere assieme le due armonie senza avere intoppi. Per farcela occorre sacrificio, occorre impegno, occorre volontà con la consapevolezza di voler progredire. Il Dio della grandezza saprà mostrarvi il cammino. A ognuno verrà indicata una forma o un colore per raggiungere la grande scala. Non tutti hanno la volontà di fare quegli scalini per poter progredire spiritualmente. Molti sono quelli che cercano di sapere di più della tecnologia piuttosto che della spiritualità. Ecco perché vi diciamo che il mondo cambierà. E sì, ora oggi smanettiamo tutti con il telefonino. E te pensa che Rosy mi ha chiesto il 66 e prima sfogliando. Spesso ci chiediamo, se è già tutto scelto e programmato, a cosa serve la preghiera? Non puoi cambiare tutto quello che è stato pianificato, voluto nella sua globalità, ma pregare può cambiare tanti spigoli, tante sofferenze. Prega perché la sofferenza sia lenita, trasformata, prega perché da un male nasca un bene e prega perché la mentalità della gente possa cambiare. La preghiera è grandiosità, è la convinzione che si fa qualcosa con amore per il mondo, per la pace. La strada principale è quella programmata, ma ci sono anche quelle laterali, secondarie, che vi sono state concesse per darvi l'opportunità di decidere col vostro libero arbitrio durante il percorso e come affrontarlo. Il libero arbitrio è un atto divino di grande democraticità. No, non datemi numeri piccoli, perché i numeri piccoli c'è la mia prefazione che non serve. Ambra il 33, è quello che ho letto l'altra volta a quella nostra amica che ha visto la farfalla. No, questa ve la devo leggere perché tutte le volte arriva un argomento di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato. Velocissima. Gianluigi cerca di spiegarci le sensazioni che si provano al momento del trapasso e paragonabili in bellezza e soavità forse solo al momento in cui una madre stringe al seno per la prima volta il suo bambino, carne della sua carne e della sua sofferenza fatta. Non poteva mancare lo spunto di cui si era parlato, perché
ha deciso lui. Vi lascio pensare per un attimo a come sarà meraviglioso questo incontro in cielo, fra te e me, mamma. Io sono abituato a questo splendore, tu sei appena arrivata. I tuoi occhi sono pieni di stupore, sbarrati, sono impazziti dalla gioia. Allora io per prima cosa vi stringo le mani, non posso abbracciarti subito perché rimarresti folgorata. Allora, gentilmente, con cautela, con leggiadria, con amore, prima ti faccio una carezza, poi ti prendo le mani nelle mie, le accarezzo, le bacio, me le porto al cuore. Io sono un angelo. Ma tu mi vedi come ero, il tuo bambino che era sulla terra. Tu mi rivedi con quelle spoglie. Nel primo impatto che avremo, io sarò tu e tu sarai me. Saremo un'interposta persona, perché tu in quel momento dovrai vedere con i miei occhi e io in quel momento dovrò immaginare con la tua mente. Adesso la mia mente e la tua mente sono una cosa sola. I miei occhi e i tuoi occhi sono una cosa, una sola vista. Le nostre membra sono ormai amalgamate. Ce l'ho fatta, Lecce, ce l'ho fatta. Meraviglioso. E questo vi dice tutto quello che sarà nell'oltre. Quando siete tristi, quando avete una persona che se ne va, leggete questa pagina 33. Leggete questa pagina, perché è così vera. Succederà assolutamente così con tutti i nostri cari e quindi ci dà tanta, tanta speranza. Questo è un libro di speranza, lo sapete, non di dolore. Il cielo mi aspettava è un libro di speranza e non di dolore e di fede. Ora non voglio rubare tempo alla nostra amica Shanti, sono stata come tutte le volte, molto felice di stare con voi perché di questo amore, vi giuro, mi arriva veramente tutto, tutto, tutto. E io prego sempre Gianluigi, pensaci tu a ricompensare tutte queste mie amiche che vogliono bene a me e a te. Grazie, grazie infinite a tutte voi. Io vi faccio il segno della croce, in nome del Padre, della Madre, del Figlio, dello Spirito Santo. E vi benedico con una frase di Padre Pio, che Padre Pio irradia su di voi lucciole d'amore. Vi è piaciuta? Ciao a tutte. Alla prossima. Grazie, grazie di aver ascoltato Gianluca.